Guardando indietro ai tempi di ferro e di fuoco dei primi tre decenni del Novecento, in cui Gramsci ha vissuto e operato, potremmo comprendere come siano stati caratterizzati da una frattura profonda del senso comune, della tradizione e delle istituzioni, da una discontinuità che richiedeva un'adesione e un orientamento diversi a diverse posizioni politiche e culturali. La Prima Guerra Mondiale, la Rivoluzione Russa, il fascismo, lo stalinismo, le innovazioni scientifiche, tecnologiche e militari, lo sviluppo dell'industria con l'americanismo e il fordismo, la mutata struttura dello Stato che interviene sull'economia, hanno obbligato tutti a orientarsi, sebbene con difficoltà, in uno scenario nuovo e in continua trasformazione. Tutti questi fenomeni sono stati analizzati da Gramsci con acume, precisione e onestà, soprattutto intellettuale, a partire dai primi articoli torinesi del 1916 sino all'ultimo quaderno del carcere del 1935. Io non ho intenzione di fare una celebrazione di tipo retorico, ma una specie di pensiero in comune con voi qua, in cui tutti questi elementi che ho ricordato serviranno da sfondo per far spiccare questa posizione di Gramsci. Questo significa, come ricordava Fontanelli, che non bisogna attualizzarlo nel senso di tirarlo forzatamente a noi, però non bisogna nemmeno porlo sull'ultimo scaffale irraggiungibile di una libreria o biblioteca dei classici. Gramsci va di volta in volta interpretato nel senso di sviluppare una specie di lastra fotografica in cui noi riveliamo noi stessi leggendo lui e riveliamo Gramsci a se stesso, ai suoi scritti, leggendo i quaderni, le lettere, gli articoli, gli interventi politici. Gramsci è infatti forse l'unico grande pensatore del Novecento che sia riuscito a mettere insieme la soggettività umana, la crescita o l'involuzione della personalità di ciascuno assieme alle forze storiche che hanno condizionato ogni persona in questi tempi difficili. Ed è uno che si potrebbe rimpiangere oggi, perché è un politico che è anche un intellettuale, una figura in via di scomparsa o già scomparsa. E non è un accademico, che non vuol dire niente, non c'è niente di male nell'accademia, però è uno che ha cercato di mettere in pratica le sue teorie e ha imparato dalla pratica a pensare. È un pensatore, appunto, è un politico aperto che ha meditato sulla sconfitta nell'Occidente della guerra di movimento, si ricordava, della guerra manovrata, dell'attacco frontale al Palazzo d'Inverno, che non è più possibile. E non è possibile nemmeno in Russia una continuazione di questa politica di assalto. Anche l'Unione Sovietica ha bisogno, per consolidarsi, di una fase di guerra di posizione, di persuasione e di richiesta del consenso. Verso, tanto in Occidente soprattutto, quanto in Oriente, come dice Gramsci, dove lo Stato era tutto e la società civile gelatinosa e sostanzialmente poco autonoma, c'è bisogno di una forma di democrazia. Su questo forse Bobbio
non ha, che io ammiro e stimo, non ha tenuto sufficientemente conto questo aspetto. Gramsci non va legato né al leninismo classico e neppure a un pensiero liberale nel senso di una democrazia liberale come si intese. Il modello gramsciano è sì democratico, ma di una democrazia inclusiva. Come dice lui, i dirigenti e i diretti devono avvicinarsi, ci deve essere un passaggio molecolare, cioè continuo, tra i governati che devono diventare governanti, fino utopicamente, ma una prospettiva di lunghissima durata, a eliminare questa distinzione che storicamente c'è sempre stato tra dominanti e dominati. Gramsci crede, anche qua in prospettiva, all'estinzione dello Stato, in quanto una corazza di forza che racchiude il consenso. Proprio per questo la questione dell'egemonia, su cui eventualmente mi soffermerò più tardi, è capace di trasformare gli individui, le classi subalterne, di vincere le resistenze psicologiche e di inserire la maggior parte degli uomini nella loro contemporaneità. Infatti quasi nessuno dopo questi cataclismi politici ma anche psicologici è più in grado di essere contemporaneo di se stesso, di abbandonare i piccoli mondi in cui ciascuno è cresciuto e di avere una dimensione cosmopolita, dice Gramsci, una dimensione globale di quello che succede. Procederò dunque in questo modo, mostrando dapprima la natura di questi spartiacque che hanno separato il mondo di ieri, quello che precedeva la Grande Guerra, dal mondo successivo della fine degli anni 10, 20 e degli anni 30, e vedrò come successivamente questi cataclismi abbiano poi nei loro effetti influiti sui nostri modi di vivere, di pensare e di essere politicamente e culturalmente organizzati. Poi mi soffermerò, a partire da un aspetto anche autobiografico di Gramsci, giovane sardo, dice di se stesso, triplice, quadruplice, provinciale, che attraverso l'esperienza torinese, russa, quella del carcere, è riuscito ad avere una visione non soltanto ampia ma anche sfaccettata. Gramsci è una miniera, questi appunti che ha potuto prendere nel carcere soprattutto, le lettere, questa scrittura che paradossalmente è così ricca, si può dire, perché è triste affermarlo, il carcere l'ha sottratto a quella che probabilmente sarebbe stata una cattiva fine politicamente parlando nel periodo di uno stalinismo imperante, e gli ha permesso di analizzare minutamente, se guardate la scrittura fa impressione, è piccolissima anche perché c'era scarsità di quaderni su cui scrivere nei vari carceri, ad esempio quello di Turi, è precisa perché Gramsci ha una disciplina, un rigore intellettuale, un coraggio umano che l'hanno portato a non abbandonare il funzionamento di quel cervello che era stato appunto destinato a spegnersi. E quindi a partire da questo elemento autobiografico vedrò quello che mi sembra un aspetto importante ma trascurato nella lettura di Gramsci, e cioè come ciascuno di noi forma se stesso sulla base delle resistenze che incontra sulla realtà. Concluderò poi, e questo sempre sinteticamente, con alcune riflessioni sulla presenza di Gramsci, sui problemi che Gramsci pone per il nostro presente. Comincio dal primo punto, e cioè da quelli che sono gli elementi
che dividono due periodi. Lo scoppio della Grande Guerra, prima di tutto direi la rivoluzione industriale che precede in alcuni decenni lo scoppio della Grande Guerra e che sarà utilizzata nel conflitto, e poi l'impatto sulle persone soggettivamente, che spiega in parte anche la nascita del fascismo e dei movimenti rivoluzionari della Prima Guerra Mondiale. Vi elenco semplicemente quello che è successo nella seconda rivoluzione industriale, che è stata una fucina impressionante di innovazioni. Utilizzazione diffusa del petrolio e dell'elettricità, grazie alla turbina, alla dinamo e ai cavi ad alta tensione che trasportano a distanza l'energia elettrica, rendendo possibile, cosa che prima non era, la trasmissione dell'energia dalle fonti di caduta d'acqua, per esempio in Italia, dove il tessile si sviluppa attorno a Biella perché c'erano cadute d'acqua, che facevano la trasmissione attraverso i pali elettrici delle grandi fabbriche, dell'energia delle grandi fabbriche nelle metropoli, Milano, Torino, dovunque si impianti un'industria. Poi l'applicazione della chimica, dei metalli non ferrosi e del caucciù, l'invenzione dell'ascensore, della lampadina elettrica, della macchina da scrivere, del cinema, della radio, che prima era radio emittente e ricevente, solo nel 1922 lo stesso inventore Marconi aveva creato la radio circolare, quella che noi conosciamo. E poi della bicicletta, dell'automobile con motore a scoppio, del sommergibile, del carro armato e dell'aeroplano. Queste ultime invenzioni costituiscono la novità della Grande Guerra, con le sue tempeste d'acciaio, come le chiamava il più grande soldato che era Jünger, e mostrano la frattura avvenuta nell'esperienza di tutti, e in particolare in quella dei combattenti. Diceva Walter Benjamin che una generazione che era andata a scuola ancora col tram a cavalli stava in piedi sotto il cielo in un paesaggio in cui nulla era rimasto immutato tranne le nuvole, e al centro, in un campo di forza di correnti distruttive e di esplosioni, il fragile minuto corpo umano. Gramsci usa molte metafore militari, come avete visto, guerra di posizione, guerra di movimento, trincee, casematte, perché aveva seguito da vicino tutta la logica di questo conflitto e aveva seguito, soprattutto dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e il ritorno indietro dei soldati, l'esperienza loro, e cioè il distacco che avevano avuto dalle famiglie e dalla società, lo shock dell'uscire vivi dal fango dei martoriati campi di battaglia, dalle insidie delle profondità marine, dal rischio di precipitare dall'alto di un cielo appena conquistato dalle nuove tecnologie. L'esercito aveva ragionato comunità di tutti i possibili morituri, era una sorta di famiglia gerarchicamente ordinata in cui soltanto chi aveva provato la stessa esperienza di questa guerra, soprattutto di trincea, poteva essere considerato qualcuno di cui fidarsi. E aveva trovato in questa esperienza comune, che non era stata condivisa dagli altri, quella fonte di interventismo prima e di partecipazione poi, su cui il partito fascista, Mussolini era un ex socialista soreliano, si impegnerà poi a raccogliere. Come Gramsci osserva già nel 1917,
Il conflitto mondiale ha però avuto un vantaggio. Dice, 3 anni di guerra hanno ben portato delle modificazioni, ma questa è forse la maggiore di tutte. 3 anni di guerra hanno reso sensibile il mondo. Noi sentiamo il mondo. Prima lo pensavamo solamente, sentivamo il nostro piccolo mondo, eravamo compartecipi dei dolori, delle speranze, delle volontà e degli interessi del piccolo mondo nel quale eravamo immersi direttamente. Ci saldavamo alla collettività più bassa, più vasta, solo attraverso uno sforzo di pensiero, uno sforzo di astrazione. Ora ci sentiamo immersi in un mondo più grande. Gramsci pensava ai contadini che molte volte non sapevano nemmeno perché combattevano, nemmeno distravavano, che però attraverso questa esperienza di comunanza hanno potuto avere un'apertura mentale e un'esperienza anche tragica che li ha situati in un mondo sentito e non soltanto pensato. Passando al secondo punto, cioè quello dell'integrazione di ciascuno in un mondo più vasto, quindi avendo avuto lo scivolo da questa citazione precedente di Gramsci, si mostra come i limiti casuali della propria nascita in un determinato tempo, luogo, famiglia, ceto sociale, subiscano un mutamento che è dato dalla presa di coscienza successiva, che però non è semplicemente un fatto interiore, ma è un formarsi a contatto e nello scontro con un mondo difficile. Dice Gramsci, riflettendo sui pensieri di Guicciardini e contrapponendoli alle biografie tradizionali, che tale forma di scrittura può essere più utile in senso stretto, specialmente se essa si riferisce a processi vitali che sono caratterizzati dal continuo tentativo di superare un modo di vivere e di pensare arretrato, come era quello proprio di un sardo del principio del secolo, per appropriarsi un modo di vivere e di pensare non più regionale e da villaggio, ma nazionale, e tanto più nazionale, anzi nazionale appunto perciò, in quanto cercava di inserirsi in modi di vivere e di pensare europei, o almeno il modo nazionale confrontato con i modi europei, le necessità culturali italiane confrontate con le necessità culturali e le correnti europee. Salto un passo: se è vero che una delle necessità più forti della cultura italiana era quella di sprovincializzarsi, anche nei centri urbani più avanzati e moderni, tanto più evidente doveva apparire il processo, in quanto sperimentato, lo dicevo prima, da un triplice o quadruplice provinciale, come certo era un giovane sardo del principio del secolo. Su questo punto, partendo dalla sua esperienza, Gramsci ha elaborato o tracciato perlomeno alcuni aspetti di questo processo che riguarda ciascuno di noi e su cui si sofferma molto con le lettere alla cognata Tatiana o Tania Schucht. E cioè si chiede come ci si debba destreggiare per comprendere se stessi, specie in periodi in cui l'esistenza di ognuno diventa complessa. E queste sono le sue parole. A quante società appartiene ogni individuo? E ognuno non fa continui sforzi per unificare la propria concezione del mondo, in cui continuano a sussistere frammenti eterogenei di mondi culturali fossilizzati? E non esiste un processo storico generale che tende a unificare continuamente tutto il genere umano? E questo significa per Gramsci che ognuno, dice ancora, elabora e sgomitola ogni giorno la propria
personalità e il proprio carattere, lotta contro gli istinti, gli impulsi, le tendenze deteriori e antisociali, e cerca di collocarsi a livello della vita collettiva. Non c'è niente di tragico, aggiunge in questo. Ognuno impara dai prossimi e dagli affini, cede e acquista, perde e guadagna, dimentica e accumula nozioni. Questo perché ciascuno di noi è un centro di annodamento nei rapporti con gli altri, sia familiari che sociali. Un centro di annodamento per cui se io voglio cambiare me stesso devo cambiare anche i rapporti che ho con gli altri, devo cercare di potenziare me stesso potenziando gli altri. Qua c'è, lui credo non l'avesse letto, ma probabilmente lo ricava attraverso la briola, un tratto che viene dalla filosofia di Spinoza, e cioè che il singolo da solo politicamente non può incidere a meno che non faccia massa, non diventi, la sua potenza di esistere non coinvolga più individui. Anzi, la definizione che Spinoza dava della democrazia è proprio questa. La democrazia è l'unione di tante forze, di tante energie dirette verso uno scopo. E quindi bisogna che, perché ci sia cambiamento, dice Gramsci, il singolo si deve associare con tutti quelli che vogliono lo stesso cambiamento, perché in tal modo, aggiunge, il singolo si moltiplica per numero, un numero imponente di volte e ottiene un cambiamento ben più radicale di quello che a prima vista può sembrare possibile. E quindi cosa deve fare questo punto di annodamento per staccarsi dagli strati più retrivi della sua partenza di origine, perché ognuno di noi ha una visione limitata, e soprattutto chi è triplice, quadruplice, provinciale, chi è vissuto e cresciuto in posti sperduti, fuori dai grandi circuiti del mondo, deve fare i conti con le resistenze che vengono dal proprio ambiente. E questo mi sembra interessante, questo che dice, che può essere il proprio villaggio o la provincia, che può avere origine nella parrocchia e nell'attività intellettuale del curato o del vecchione patriarcale, la cui saggezza detta legge, nella donnetta che ha ereditato la sapienza delle streghe o nel piccolo intellettuale inacidito nella propria stupidaggine e impotenza nell'operare. Su questi strati che rappresentano però le classi subalterne che stanno per Gramsci nel Medioevo rispetto, in gran parte rispetto al tempo presente, è utile andare a spiegargli con criteri puramente logici che non fanno presa su queste persone, perché questi, aggiunge Gramsci, se uno gli dice degli argomenti, dice io non so rispondere, ma se lo chiedo al prete, a qualche altro, lui sì che sa rispondere. Quindi in questo modo l'argomento puramente logico non funziona. E qui faccio una considerazione. I Vangeli sono di una semplicità e anche di una bellezza esemplare, ci sono le metafore. E il Capitale di Marx è un libro che credo pochissimi abbiano letto. Un libro incompiuto, e uno si può chiedere come mai il marxismo abbia avuto questa forza che non deriva naturalmente da questa lettura, anche se c'erano dei riassunti per esempio di Cafiero in Italia, anche se c'erano questi apostoli operai che semplificavano di Marx. L'idea che ha fatto presa è questa dell'ingiustizia sociale, della disuguaglianza, ed è stato questo sogno di una cosa, di un mondo senza oppressione, senza ignoranza, che ha mobilitato queste classi. Quindi l'antichissimo sogno di una cosa, per usare un'espressione di Marx del 1843, Marx giovane,
è per Gramsci che anche la volontà di non fermarsi più soltanto ai miti che sono stati necessari all'origine, e ve lo dirò subito, ma di articolare il discorso senza perdere l'energia mobilitante di quelle che sono le passioni umane che guardano al futuro. Gramsci non poteva conoscerlo, perché mentre era in carcere nel 1933 si svolse a Berlino, al Palazzetto dello Sport, un dibattito tra un esponente del Partito Comunista Tedesco e un altro esponente del Partito Nazionale Fascista. Gramsci avrebbe condiviso l'errore. L'oratore comunista cominciò attraverso una descrizione della caduta tendenziale del profitto del terzo membro del capitale di Marx e tutte delle analisi corrette, ma che non erano capite, lasciavano freddi, mentre il nazista cominciò con un discorso retorico amplissimo, parlando della pugnalata alla schiena che i socialisti hanno dato alla Germania e ai soldati del fronte, degli ebrei che stavano uccidendo l'economia tedesca, e usò tutta una quantità di retorica e di miti per cui gli operai comunisti e socialdemocratici alla fine uscirono portandolo sulla schiena come un torero, e ci fu la vittoria. E questo porta a una riflessione: che il mito da solo è un fuoco di paglia, brucia, e che però il ragionamento astratto, che non è innervato di cambiamento, ha gli stessi effetti. Per questo Gramsci, anche se non conosceva questo episodio, è sulla stessa onda di ragionamento, perché dice che un errore molto diffuso consiste nel pensare che uno stato sociale elabori la sua coscienza e la sua cultura allo stesso modo, con gli stessi metodi degli intellettuali di professione. L'intellettuale è un professionista skilled che conosce le proprie macchine, dice Gramsci, come un ingegnere conosce il sistema Taylor, cioè della catena di montaggio, ha un suo tirocinio, e per cui ogni manovale non può fare il macchinista ferroviario. Pensare un concetto chiaro va bene, è giusto, però bisogna sapere che la diffusione, diciamo anche la propaganda in termini politici, non può essere unilineare. Lo spiega bene Gramsci: lo stesso raggio luminoso, passando per prismi diversi, dà rifrazioni di luce diversa. Se si vuole la stessa rifrazione, occorre tutta una serie di rettificazioni dei singoli prismi. Quindi non è possibile semplicemente dare un messaggio dall'alto senza un confronto con le resistenze e col modo di pensare e sentire dei ceti popolari. Quando si parla di un Gramsci nazionale popolare in maniera ormai un po' spregiativa, perché si pensa ai serial televisivi italiani, si dimentica che popolare per Gramsci significa studiare il folklore, le tradizioni popolari, capire la mentalità delle classi subalterne per poterle sollevare a una vita politica, quindi per renderle attive e non semplicemente delle pedine in un gioco più grande di loro. In questo senso, allora, la situazione in Italia è più complicata che altrove, perché a differenza degli Stati Uniti in particolare, a differenza di altri paesi europei, la storia italiana è molto stratificata e si è formato un individualismo che è il frutto del fatto che i bisogni immediati economici non possono trovare soddisfazione regolare e permanente, dice Gramsci, e questa è colpa delle classi dirigenti. Quindi ciascuno si arrangia, per così dire, per conto suo, non sente il bisogno del legame sociale, oppure se lo sente, lo sente in periodi di ribellione che durano poco,
o in fasi di un conformismo, non quello buono che Gramsci accetta, ma quello per cui ci si rassegna a così, fan tutti. I miti. La classe operaia ha avuto bisogno di un mito nel periodo in cui era debole, e ha avuto bisogno, dice Gramsci, di stupefacenti ideologici come il fatalismo, ossia un atteggiamento riassumibile nella frase: io sono sconfitto momentaneamente, ma la forza delle cose lavora per me a lungo andare. Fatalismo è quindi l'idea che c'è una forza automatica delle cose, per cui io non ho bisogno di intervenire. Questa è la base anche del cosiddetto spontaneismo. E quindi Gramsci rivendica, e questo è interessante soprattutto in questi tempi, l'aspra bellezza della politica, che consiste nell'accettare le sfide, nel soppesare i pericoli, nel promuovere i diritti, nel metabolizzare i conflitti in un senso di responsabilità. Una politica che non è staccata dal pensiero, dalla filosofia, se volete, che Gramsci è molto presente, dal pensiero critico comunque in generale, che consiste nello studiare le faglie geologiche che attraversano i nostri modi di sentire, di immaginare, di pensare, in modo tale che si vedano i grandi spostamenti macroscopici che avvengono dentro e fuori di noi, in cui spesso noi siamo immersi senza rendercene conto, perché il pulviscolo del quotidiano ci impedisce di vederli. Perciò il pensiero gramsciano vuole essere l'armatura teorica per affrontare questa situazione storica determinata di lotta e di transizione, di irta, di squilibri, di tensioni, di punte avanzate e di arretratezza. Il rapporto nord-sud, nord industriale, sud agricolo, è al centro delle riflessioni gramsciane. Gramsci vede anche gli aspetti, per certi momenti, positivi di ciò che è avvenuto nell'economia e nell'industria, soprattutto il fordismo. E qua faccio un piccolo excursus per entrare poi subito nel pensiero di Gramsci. Il metodo taylorista fordista, cioè della catena di montaggio, nasce paradossalmente dalla catena di smontaggio, cioè dagli anni 90 dell'Ottocento a Chicago, dei maiali appesi lungo un nastro trasportatore, siccome il maiale non si butta via niente, venivano fatti a pezzi. Questo modello venne ripreso dall'ingegnere Taylor, che stabilì non soltanto la catena di montaggio, ma cronometrare i tempi, di dividere le mansioni, che poi venne applicata da Henry Ford nella costruzione del famigerato modello T, che era quello, appunto, la famosa espressione pubblicitaria: compratela di qualsiasi colore purché sia nera, che era un'espressione realistica, perché con la fabbrica taylorista fordista la produzione, con livelli salariali relativamente alti per il tempo, si imponeva al consumatore. I magazzini erano completamente vuoti, la piena occupazione negli Stati Uniti quasi raggiunta. Cos'è cambiato nel frattempo, che riguarda anche noi? Che il modello taylorista fordista è cambiato. C'è stato il toyotismo, che dal 1966 è stato battezzato questo termine, in cui c'è la presunta sovranità del consumatore, che decide, ad esempio, tra migliaia di colori delle macchine ormai
che colore vuole, quindi è on demand la nostra economia. Per cui l'elemento pubblicitario per farci scegliere qualche cosa è cresciuto esponenzialmente. Il problema, su cui faccio solo un accenno, è che tutta la civiltà industriale, la prima civiltà industriale che nasce nel tessile, cioè con i telai meccanici a cui viene applicata la forza del vapore, alla fine del 700, e che poi nel 1801 con le schede perforate di Giancarchi sono il primo elemento dell'informatica, creano dei tessuti vari, rovinano l'economia indiana, nello stesso tempo continua a dare con i tradizionali telari. Ma come aveva osservato Sismondi, che era un economista svizzero che però abitava a Pescia, nel 1819 scrive che l'industria produce, i modelli delle macchine producono troppo, però si può comprare il potere d'acquisto delle persone per questa iperproduzione, non c'è. Quindi c'è una forbice tra sovrapproduzione e sovrapproduzione, una forbice che si allarga, per cui gli operai inglesi spaccano le macchine perché pensano che appunto sia colpa delle macchine la sovrapproduzione, perché gli industriali naturalmente producono di meno e licenziano. Guardate, facendo soltanto, il consumismo non è stato altro che il tampone che è stato messo all'iperproduzione industriale per assorbire il grande consumo. Oggi, anche questo lo dico telegraficamente, il consumismo in Occidente, nei paesi relativamente se si dovesse estendere il consumismo sul piano globale, il consumismo non avrebbe fatica a svilupparsi. E contemporaneamente l'automazione, il computer sostituiranno i posti di lavoro, e come nella prima rivoluzione industriale, anche se dicono ci sono 47 tipi di mestieri che saranno cancellati e sostituiti, poi ci vorrà tempo, nel senso che questi elementi sono sfasati, cioè prima di assorbire con nuove professioni i lavori introdotti dalla seconda generazione di automi, perché noi pensiamo sempre ai robot come quelli ciechi, la manina, eccetera, ma i robot di nuova generazione che stanno costruendosi sono quelli che hanno vista tridimensionale e nello stesso tempo sono collegati al cloud, alla nuvola, per cui possono fare l'upgrading, cioè cambiare completamente, e questo crea dei problemi. Ho fatto questo excursus per ritornare a noi e concludere. E quando c'era il mondo diviso in due, in due blocchi, uno il mondo libero dove la libertà era poca, l'altro il paradiso dei lavoratori dove il paradiso c'era forse altrettanto poco, e c'era una mobilitazione diciamo più forte che da noi, non è che nessuno rimpiange il passato, ma è successo che con la fine dell'Unione Sovietica e degli altri paesi comunisti, come dice un proverbio inglese, con il bambino, con l'acqua sporca si è buttato via il bambino, cioè l'idea di eguaglianza. Secondo il Credit Suisse, che ha fatto un'indagine, attualmente 140 persone posseggono la ricchezza di 3 miliardi e mezzo degli altri uomini. Noi dobbiamo ripensare con Gramsci anche questo modello di come riportare le idee di eguaglianza. Una volta constatato che il sole dell'avvenire tarda a sorgere e che il capitalismo, come ha detto qualcuno, ha i secoli contati, e quindi bisognerà prepararsi a una guerra di posizione che è molto più lunga di quella che si poteva pensare,
Noi dobbiamo renderci conto che il periodo della liquidità cara Baum, che è stato geniale nell'interpretare una tendenza che dagli anni 80 fino a quasi a ieri è stata prevalente, bisogna rendersi conto che il tempo della liquidità è finita. La crisi varie, quella del 2007-2008 di tipo finanziario, il terrorismo, hanno e altro, il riscaldamento globale ci mettono di fronte alla durezza della realtà. Non è che noi stiamo ritornando agli anni 30, ma li somigliamo, perché è ritornato il protezionismo economico, il Trump, è ritornato il nazionalismo, basta guardare non soltanto ma molto più vicini a noi. E quindi tutto quello che era il modello dello Stato, che per Gramsci era ancora potente, perché Stato più società civile era forza più consenso, oggi lo Stato di forza ne ha molto meno, perché i poteri finanziari sono molto superiori, enormi quantità di ricchezza cambiano di mano dalla borsa di Tokyo la mattina alla chiusura della borsa di New York la sera, e le grandi potenze economiche, i primi cinque sono nell'informatica, sono gente che, come sapete tutti, le tasse non le paga, che hanno un bilancio che è superiore a quello della Francia, quindi dal punto di vista dei residui attivi. Ecco, quindi la domanda che Gramsci pone è quella di vivere in una situazione in cui ci si chiede se è ancora possibile una società ben ordinata, che sia capace di non far cadere i cittadini in una sorta di letargo, di indifferenza. Gramsci scrisse questo bellissimo testo, Odio gli indifferenti, un testo giovanile, che non sia una società di persone, diciamo, rassegnate, che non produca uomini e donne di allevamento come i polli, che non si serva del consumo o delle armi di distrazione di massa per impedire alle persone non di fare, diciamo, in maniera propagandistica una rivoluzione, ma di capire meglio se stessi per essere più autonomi. È ancora possibile una riforma intellettuale e morale, quella che Gramsci metteva alla base non di una presunta, perché rifiuta l'idea di dittatura del proletariato come qualcosa di permanente, se non nei momenti della guerra di movimento come è stata la presa del palazzo d'inverno. Quindi è possibile una società tendenzialmente democratica, ma non di democrazia formale contrapposta a democrazia sostanziale, ma una democrazia, cioè la capacità di includere, come dicevo prima, i ceti subalterni molecolarmente, cioè gradualmente, nei ceti dirigenti. Io spero che questo sia possibile, perché se non avessimo questa speranza e la volontà